Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio con la nostra Master League, con la nostra Roma. Signori, io sono Maullo e prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ne avete voglia, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Detto questo, signori, allora noi veniamo da due sconfitte pesanti, insomma, abbiamo giocato bene sia contro l'Arsenal che col Borussia Dortmund. Però sono arrivate due sconfitte per 2-1 entrambe. E sicuramente con le prime tre non ce la possiamo giocare, signori. Dobbiamo sperare di riuscire a fare punti dal quarto posto in poi, quindi Fiorentina, Parma, Amsterdam e Rio de Janeiro. Questi sono gli obiettivi che, diciamo, per cercare un attimino di salire su in classifica. E, ricordiamo che mi sono dato massimo 2 stagioni, quindi questa è massimo un'altra. Per riuscire a cercare di guadagnare la prima serie, la promozione in prima serie, e quindi vediamo un attimino se riusciamo a ottenere questo. Se non ci riusciamo in 2 stagioni, signori, non penso, non fermeremo la serie, perché sarebbe poi troppo lungo il lavoro. Diventerebbe troppo ripetitivo, più che altro. Bolatta, Huygens è giù, quindi oggi gioca Bolatta, signori. Ximenez è su di morale, ma Espimas è un po' più giù. Facciamo giocare fuori Espimas, dentro Ximenez. Questo giro, dai, proviamo. Contro chi giocavamo, che non ho letto, contro la Fiorentina, signori. Ecco, un primo esame importante. Contro la Fiorentina, signori, dovremmo riuscire a portarci a casa i 3 punti. Nella prima partita del girone, all'andata, abbiamo pareggiato 1-1. Ricordo, è stato il primo punticino che siamo riusciti a ottenere e dobbiamo cercare di portarci a casa i 3 punti oggi, signori. Ancora Babangida, 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 parte, fallaccio, fallaccio su Bamba, e l'arbitro non ammonisce, l'arbitro non ammonisce, e io te la tiro in porta, baf, bam, calcio d'angolo. Beh, vabbè, preferisco un calcio d'angolo che una punizione in quella direzione, perché col calcio d'angolo Babangida può fare questo, signori. Niente, doveva piazzarlo un pochino meglio il Bamba. E va bene, abbiamo già sprecato la prima occasione. Prima occasione già consumata. Attenzione a loro, la palla che arriva sulla fascia. Palla crossata, Batistuta da solo al centro, libero di tirarla. Io non riesco a fare queste cose, signori. Cioè, loro riescono a fare questi movimenti che io non riesco a fare, neanche se gioco mesi e mesi a questo gioco. Babangida sta pure partendo male oggi. Bene, bene, finalmente un errore della CPU. Porca miseria, Miranda non tenere troppo pallone, riesce a vedere Babangida. Miranda, Babangida, 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 guarda come lo chiudono. Calcio d'angolo ancora per il Bamba. Calcio d'angolo guadagnato da Babangida, Babangida, Rui Costa, Babangida, 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 questa volta non sbaglia l'angolo. Non sbaglia l'angolo, Babangida. Roma 1, Fiorentina 0, bellissimo. Al limite, è riuscito a tirare in tre, la stava andando a chiudere proprio in tre, si sono lanciati a peso morto su Babangida pur di levargli sto pallone, e non ci sono, per fortuna non ci sono riusciti. Babangida ha trovato l'angolo che gli serviva per trovare il gol. 1-0 Roma sulla Fiorentina. 1-0 Roma Fiorentina. La partita è ancora lunghissima, signori, quindi non cantiamo né vittoria né. Va bene, devo imparare quando sono vicino alla mia area di rigore, a spazzarla via come se non ci fosse un domani. Dici, ma poi gli regali una rimessa tra loro? Sì, va bene, non ha importanza. Preferisco ripartire. No, 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 Ivanov, grandissimo Ivanov. Meno male che è uscito bene Ivanov, signori. Meno male che Ivanov è uscito bene, però fai ste cacate, Ivanov mio. Vabbè, signori, niente, la devono pareggiare per forza, la devono pareggiare per forza. Mamma mia. Ma porca paletta ambriaca. Sì, io la gioco sempre di qui perché Valeri e Babangida ce l'ho da questa parte, perché Babangida ce l'ho da questa parte, signori. Quindi le giocherò sempre da questo lato. Attenzione, attenzione, Babangida, 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 Babangida. Sì, che è lo spazio. Babangida, rientra, Babangida. No, no, e non c'è nessuno sulla ribattuta. Com'è che non c'era nessuno sulla ribattuta? Porca miseria. La mia difesa se n'è andata a fragone? No, meno male. Meno male se non è uscito a questo pallone. Attenzione che subito Batistuta cerca di mordere i piedi. Attenzione, Miranda, 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 Miranda. Prova ad andare su quella fascia. Miranda, 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 Miranda. Prova il cross per Castelo, che però non c'è. Attenzione, attenzione. Passa la zii. Babangida, 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 Babangida. Ma porca, ma porca, ma porca. Attenzione, nessuno, nessuno. Contrasta Ximenez.
No, ma non dovevi passarla, dovevi passarla a Bavangita. Zio porco. Eh sì, guarda, una palla che recupero. Niente, niente, devono segnare per forza, segna, ma vattela a pigliare under stake. Guarda che devono segnare per forza, ho detto che sta tenendo a pigliare under stake. Bavangita, Bavangita, recupera il pallone. Attenzione, trasforma l'azione da difensiva ad attacco. Bavangita, 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 Bavangita. Calcio d'angolo. Era ottima l'azione, era ottima l'azione. Mi sono un attimino mosso male con Babangida, che però questa volta ci crede. Babangida, attenzione, 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 attenzione. Ximenes, Ximenes, Ximenes. Beh, vabbè, dai, ma se questo non è fallo, però signori, io voglio sapere quando è che mi deve fischiare un fallo a favore mio. Cioè, che me lo dica, quantomeno. Mi metto il cuore in pace. Che me lo dica, certo. Ivanov, dove cazzo la vai? Ivanov mio. Mamma mia, o esci o non esci, queste mezze corse non servono a nulla. 32esimo, Roma 1, Fiorentina 0. Ancora contro cross, palla lunga. Cioè, questi di testa si fanno i passaggi di prima. Cioè, boh, ditemi voi se è normale questa cosa. Questi di testa si fanno i passaggi di prima. Ce l'ho un giocatore lì disponibile? Sì, guardalo. Ok. Abbiamo creato una buona azione. Attenzione, attenzione, attenzione. No, dai, Bolatta. Ti faccio giocare e fai ste cagate, Bolatta mio. Calma, calma, calma. Puntando gli occhi al cielo e in un momento di pensiero. Riesci a passare. Ok. Tu crossala. Tu. Non sono più veloci di me. Sono più veloci di me. Non c'è niente da fare, signori. No, no, Ivanov esci, grandissimo Ivanov, che però non è più dentro l'aria, e piamo, er gol. Ah no, meno male. 40esimo, rimessa al fondo. Ma quando questa sera, se questa era un'azione da gol, signori miei, di cosa cazzo la stiamo a parlare? No, 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 no. Stiamo giochicchiando troppo e non mi piace. Stiamo già, va bene, siamo riusciti a uscire con Babangida. Con Babangida che, no, Babangida mia, cioè io la do a te per metterla in cassaforte e tu mi fai questi errori. Liberissimi tutti di cross Cosa ha salvato Ivanov, signori miei? Cosa ha salvato Ivanov? Cerchiamo di uscire palla a piede. Cerchiamo di uscire palla a piede. Palla a Babangida che sfida Torricelli. Lo brucia, signori. Bruciato Torricelli. Bruciato Torricelli. Ci prova. Dov'è? Dove sono i miei attaccanti? Scusate, ok. Fine primo tempo. 1-0 per la Roma sulla Fiorentina. Finiamo il primo tempo in vantaggio. Finiamo il primo tempo in vantaggio. Andiamo a vedere un'ottima formazione, signori, perché secondo me i miei sono un attimino distrutti. Allora, Babangida lo cambiamo per Ximenes. Bolatta, che non ha fatto niente, facciamo giocare. Jürgens è basso. Njord è 1,86, però se non sbaglio, Njord, no, Njord è pure attaccante. Per Njord, che secondo me è messo meglio. E Boucher. È veloce, Boucher è 18. Dai, Boucher lo facciamo giocare a posto di. No, Ximenes è carichissimo. Basta, abbiamo cambiato solamente un. Mamma mia, l'Ajax sta vincendo, signori. L'Ajax sta vincendo. Questa cosa non è per niente buona per noi. L'Ajax che vince per noi non è una notizia che ci fa stare tranquilli, perché vuol dire che perdiamo altri punti. Attenzione, attenzione, attenzione. Babangida, Babangida, Babangida. Cosa si è inventato Babangida? 2-0, 2-0 della Roma sulla Fiorentina, subito così. Cosa si è inventato il buon Bamba? Mamma mia, signori, il buon Bamba cosa si è inventato? Al secondo minuto del secondo tempo, signori, grandissima azione di Babangida. Ora però non bisogna regalare nulla, signori. Ecco, tipo questo, mamma mia. Roma 2, Fiorentina 0. Azione da gol. Il computer pensa che questa potesse essere un'azione da gol. Facciamogli vedere un'azione da gol. Bamba. Mamma mia, Babangida. Ci perdiamo in bicchieri d'acqua. Ci perdiamo in bicchieri d'acqua. Questo è il libro di crossare. Ivanov la para lui e mette tranquillità nel reparto difensivo. Palla giocata lì. Palla ancora giocata lì. Va bene così. Guarda. Guarda Babangida che riesce a fare fuori Henrich. Ancora Babangida, 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 Babangida. Sì,
Si sta inventando troppe cose. Papa Gida alla fine si inventa un tiro 3-0 della Roma, tripletta di Papa Gida. Roma 3, Fiorentina 0. Mamma mia, Papa Gida scatenatissimo. Sembrava avesse perso l'attimo, invece di esterno destro. Bucatoldo, Roma 3, Fiorentina 0. Porca miseria, grandissima prova della squadra romana, signori. Rui Costa cerca la Fiorentina di uscire un attimino, di non farsi schiacciare troppo. Attenzione, palla al centro, messa ancora fuori. Attenzione, Babangida, attenzione, tiro Ivanov la pala. Roma 3, Fiorentina 0. Fiorentina ci prova, è giusto che sia, ma la Roma ha dimostrato di dominarla sta partita. Però non bisogna fare sconti a nessuno. Non bisogna fare sconti a nessuno. La Roma, la Fiorentina continua ad attaccare. Ottimo nel reparto difensivo. Ivanov, attenzione, Verlongen, Verlongen tiene troppo palla, la palla rimessa al centro. Babangida in difesa, sulla fascia, Babangida per evitare il cross, ma il cross c'è e la rimessa laterale. Rimessa dal fondo, scusate, al 18esimo. Colpo di testa di Batistuta che non riesce a centrare lo specchio della porta. Attenzione, ancora Iorga che vede Babangida, che questa volta punta per vie centrali. Babangida, dopodiché si sposta nuovamente sulla fascia. Babangida, Babangida, Babangida in accelerazione. Babangida, Babangida, attenzione. 4-0, gol di Njord. Roma 4, Fiorentina 0. Roma 4, Fiorentina 0. Grandissimo gol di Njord, che si ferma e trova l'angoletto. Toldo bucato per la quarta volta. Roma 4, Fiorentina 0. Mamma mia, che risultato, signori! Nessuno secondo me si sarebbe aspettato alla vigilia un risultato del genere. Attenzione però, perché la Roma sbaglia. No, 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 no. Con calma, Dučić recupera il pallone su una buona occasione per la Fiorentina e cerca di uscire ancora con Babangida. Ancora con Babangida. Mamma mia, Babangida è stata stesa a terra. Valeri questa volta. La difesa, no, mamma mia, errore di troppa sicurezza da parte della Roma. E poi la Fiorentina che riconquista ancora pallone con Rui Costa. Attenzione, Miranda. La Fiorentina non vuole buttare la palla, la Roma non vuole buttare la palla, ma alla fine deve per forza per prendere fiato. Attenzione però, perché la palla arriva a Ximenes che non riesce, non ha la velocità di Babangida e non riesce a dettare i tempi dell'azione. Babangida recupera il pallone, niente da fare ancora. La Fiorentina ha proprio il dente avvelenato, signore. La Fiorentina ha dente avvelenatissimo. Ma la Roma non ci sta, la Roma non ci sta. Si vuole portare a casa il risultato tondo tondo. Ancora, Babangida, riparte su quella fascia. Babangida, 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 Babangida per Huygens. Che Huygens è toccato da dietro, signori. Boh, io avrei visto un mezzo fallo, però l'arbitro non ha fischiato, un arbitro un po' superficiale oggi in questa partita. Babangida, Babangida! Guarda, dimmi tu che questo non era fallo nemmeno. Boh, ripeto, un arbitro un pochino superficiale, secondo me. Tanti falli su Babangida e su Babangida, secondo me un po' troppo superficiale l'arbitro al 37esimo. 37esimo, la Fiorentina ora ci sta provando ancora su quella fascia con calma. Verlongen cerca Ivanov che però la spazza via velocemente. Njurgh veloce ancora, palla recuperata e che torna Babangida che riparte ancora su quella fascia. Babangida, 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 rientra Babangida, Babangida cercano di seguirlo. Babangida, 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 no, grandissima ancora azione della Roma. Sempre aggiustata da Babangida, signori. Niente da fare, niente da fare. Babangida on fire. Babangida on fire, signori. Che. No! Dentro con fuori di Livio. Fiorentina cerca una mossa per cercare di dar spunto a centrocampo. Attenzione, Babangida recupera ancora il pallone, bravissimo, riparte nei minuti di recupero. Babangida, Babangida, Babangida. No, l'arbitro fischia, la partita finisce 4-0 per la Roma sulla Fiorentina. Calcio spettacolo, mamma mia, tripletta di Babangida. L'Ajax batte il Parma 3-1.
L'Ajax batte il Parma 3-1. Tripletta di Babangida con assist di Miranda, Jorga, Jorga e poi un gol di Njord su assist di Babangida. Signori, mamma mia, che partita, che partita. Applausi per questa prestazione oggi della Roma. Ci portiamo a casa 8 punticini, 4 di base e 4 di bonus. Saliamo a 18 e non è male, non è male. Va bene così. Va bene, signori, con 18 punti non ci facciamo niente, però dovessimo riuscire ad avere un'altra prestazione come quella di oggi, già iniziano a riusciamo a ottenere dei punti importanti. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i precedenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, sempre qui. Collegati. Bella raga. Ciao!